Buona giornata da Giusy Legrenzi, Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco, benvenuti a Non Stop News. Come ampiamente annunciato, abbiamo con noi il leader di Fratelli d'Italia, l'onorevole Giorgia Meloni. Meloni, buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno a voi, a tutti i radioascoltatori, auguri a tutti quelli che si chiamano Giorgio. Oggi è San Giorgio, è vero, quindi auguri anche a lei. Allora, onorevole Meloni, Fratelli d'Italia vola nei sondaggi. Secondo Affari Italiani, secondo un sondaggio pubblicato da Affari Italiani, vi venite attestati al 6,1%, sondaggi pubblicati sabato mattina. Allora, stando a tutto questo, se Fratelli d'Italia, come dicono i sondaggi, cresce e va bene alle europee, si può pensare che esisterà davvero un'alternativa al governo Lega 5 Stelle? Insomma, in parole semplici, al posto di Salvini, Di Maio, sarà possibile un governo Salvini-Meloni? Beh, è quello per cui lavoriamo. Come sa, Diaco, noi non abbiamo, insomma, non abbiamo avuto un rapporto pregiudiziale verso questo governo, insomma, non abbiamo tifato perché andasse a casa, però obiettivamente il governo non sta funzionando e quello che compete noi è lavorare per costruire un'alternativa. Non solo i sondaggi che lei cita, ma soprattutto le elezioni che si sono celebrate in alcune regioni nei mesi passati hanno confermato il dato, e cioè esiste un'altra maggioranza possibile se Fratelli d'Italia cresce nei numeri, appunto, che ora sono nei sondaggi e che secondo me possono insomma essere confermati, addirittura forse migliorare, e allora ci sarà obiettivamente ci sarà spazio anche a livello nazionale per costruire una maggioranza alternativa. Quindi siccome io incontro molti italiani che mi dicono basta con i 5 Stelle al governo, gli italiani che non vogliono i 5 Stelle al governo, se votano Fratelli d'Italia costruiscono i presupposti per un'altra maggioranza, e poi ovviamente ognuno dovrà fare i conti con la maggioranza che chiedono gli italiani al governo. Senta, c'è mia figlia che mi dice di stare zitta. Beh. Sì, la figlia che dice zitta mamma. Allora siamo a Roma, rimaniamo a Roma, insomma, l'abbiamo appena letto, insomma, tutta questa questione del Salva Roma in Consiglio dei Ministri oggi, c'è una lite in atto. Ecco, secondo lei questo concetto del non ci sono comuni di serie A, di serie B, non servono aiuto a Roma, è condivisibile? No, non sono affatto d'accordo. Credo che la Lega sbaglia a confondere l'incapacità della Raggi con i bisogni strutturali di Roma capitale. Roma non è un comune qualsiasi, Roma è la capitale d'Italia e tutte le nazioni investono nelle loro capitali strumenti, risorse, poteri straordinari perché la capitale, piaccia oppure no, indipendentemente da dove si vive in una nazione, la capitale è, diciamo così, il biglietto da visita della nazione intera. Quindi io penso che sia assolutamente sbagliato non affrontare il tema di Roma Capitale. Non posso essere io, diciamo così, sospettata di amicizie con la Raggi dalla campagna elettorale in poi. La Raggi è un sindaco incapace, ma non c'entra niente con i bisogni che ha Roma. Roma è una città molto difficile da governare. In assenza di una diciamo valutazione e di una capacità della politica di affrontare in modo strutturale i problemi che la capitale ha. Io ho apprezzato tantissimo che Salvini in questi anni abbia lavorato per trasformare un movimento secessionista in un partito nazionale, però poi l'ha dimostrato con i fatti. E questa è un'occasione che secondo me la Lega ha per dimostrare con i fatti la propria buona fede rispetto al fatto che si presenta come partito nazionale. Tra l'altro, da quello che poi io non ho letto le norme e aspetto di leggere le norme perché insomma con questo governo non si sa mai di che cosa si sta parlando, però da quello che dicono le fonti del governo si tratterebbe semplicemente, questo Salva Roma, di spostare la gestione del debito della capitale dal governo al comune, consentendo al comune di rinegoziare gli interessi con le banche. Quindi lo Stato non ci mette una lira e si cerca di regalare meno interessi alle banche. Davvero non capisco come si faccia a votare contro una cosa del genere. Annuncio che se questa è la norma la voto io, ce la vota Fratelli d'Italia. E ripeto, è sbagliato che la politica si divida su una questione del genere, si divida sul mancato riconoscimento del ruolo della sua capitale, e anche sbagliato che il governo si faccia le ripicche sulla pelle dei romani. Per cui se trovano qualcos'altro su cui litigare, secondo me fanno una cosa intelligente. Ben, c'è l'imbarazzo della scelta, adesso, onestamente, onorevole Meloni. Ma proviamo a capire, poi torniamo anche a Roma, proviamo a capire il passaggio da cui siamo partiti. Ora, per fare un nuovo governo, presumo che lei voglia delle nuove elezioni politiche, giusto? Sì. Ecco, quindi non stiamo parlando di manovre post-europee. No, io non sono mai una grande sostenitrice dei governi che si reggono sui voti dei Volta Gabbana o sui voti di gente che è stata eletta da un'altra parte, perché poi i governi
diciamo che non sono frutto di una campagna elettorale coesa, no? Che non sono frutto di una maggioranza scelta dagli italiani, purtroppo poi l'abbiamo visto, no? Compreso questo, obiettivamente, un governo quindi, che nasceva da una campagna elettorale di contrapposizione tra i partiti che oggi sono insieme. Lo sappiamo tutti. Ci aiuti a capire, quindi stiamo parlando di quando? A ottobre non si è mai votato, stiamo facendo i calcoli senza l'oste che si trova al Quirinale, c'è da preparare una manovra economica molto complicata. Insomma, che succede nei prossimi mesi? Perché va bene tutto, centrodestra, nuova destra, Meloni, Salvini, ma c'è il paese, ci sono le esigenze del paese e anche l'economia di questo paese. Che facciamo nei prossimi mesi? No, ma guardi che io, se sono arrivata a dire che secondo me è meglio, diciamo, che questo governo lasci il passo a un altro, è proprio per le esigenze economiche di questo paese. Perché vede, noi abbiamo un governo che ha presentato un documento di economia e finanza un paio di settimane fa, che ha portato che ha votato il Consiglio dei Ministri, e nel documento di economia e finanza, che in teoria ti dice la politica economica che farà il governo, non c'è scritto se questi vogliono far aumentare l'IVA oppure no. Lei sa che esistono delle clausole di salvaguardia, cioè a dire un impegno dello Stato nella scorsa manovra finanziaria che diceva: o trovo 25 miliardi di euro nella prossima manovra, oppure questi 25 miliardi di euro verranno trovati automaticamente alzando l'IVA al 25,5%, ok? Questo c'era scritto nella precedente manovra, e adesso loro devono dire se hanno trovato questi 25 miliardi o se l'IVA arriverà al 25,5%. Ci crede che sono riusciti a scrivere un documento di economia e finanza in cui non rispondono a questa domanda? Cioè, noi non sappiamo se al 1 gennaio 2020 l'IVA arriverà al 25,5%, ammazzando definitivamente l'economia italiana. Allora, questo è un tema serio. Questo è un tema serio su cui io pretendo che il governo dica qualcosa, perché non si può andare alle elezioni non rispondendo a questa domanda, con il governo che dice a Tria, cioè al ministro dell'economia: ah, tu non puoi dire che l'IVA aumenterà, perché il ministro dell'economia è andato in commissione e, avendo letto il DEF, forse sarà l'unico, ha detto: guardate, l'IVA aumenta perché qui i soldi non ci sono, e tutti gli altri: non è vero, perché sono in campagna elettorale. Non è che poi gli italiani possono scoprire, dopo aver votato, che l'IVA è aumentata del 25,5%, aumenta del 25,5%. Quindi votiamo nel 2020. Io vorrei costruire un'alternativa, proprio perché secondo me sulle politiche economiche questo governo sta facendo un disastro totale. Poi, quando si deve votare, questo non sta a me, perché c'è il Presidente della Repubblica e io non, diciamo, faccio mezzo passo indietro. Ma per me si deve votare il prima possibile, e per me ovviamente, insomma, spero che ci possa essere un governo capace di dare risposte tali da disinnescare l'auto di salvaguardia. Senta, onorevole Meloni, ma dicevo, oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista al governatore della regione Liguria, Toti, che dice, diciamo così, semplifico dal titolo: serve una costituente, poi un talent politico con Forza Italia, la Meloni e le liste civiche. Cioè, stando a questa, come dire, a questo paragone, serve l'X Factor, secondo Toti? No, guardi, io la prego. Io, per carità, grande rispetto per Giovanni, come si sa, condividiamo tantissime cose, ma diciamo che la politica e i talent ne ha visti fin troppi e abbiamo visto i risultati. Ok, quindi, intanto, diciamo, io non sono la Meloni, io sono un partito politico ormai quotato al 6% dei consensi, e quindi, diciamo, una cosa che merita una certa dignità, che si è aperta a una serie di percorsi e che in questi mesi è cresciuta anche grazie a questo, proprio perché noi andiamo a diciamo costruire un secondo grande movimento del campo del centrodestra. Io l'ho definito un grande partito sovranista e conservatore, che sia capace di raccogliere la tradizione della destra italiana, ma anche di aprirsi ad altre culture politiche. Mi pare che il percorso stia riuscendo. Poi non ho fatto mistero di voler lavorare seriamente a questo obiettivo, e quindi, per carità, sono disponibile a mettere tutto in discussione, a fare le primarie, a fare tutto quello che si vuole fare, ma insomma non con i talent, ecco. Diciamo che io parto sempre dal presupposto della meritocrazia, e la meritocrazia in politica si misura col consenso, e a me piacciono quelli che in politica, prima di arrivare a ricoprire incarichi di responsabilità, faticano, si sono fatti la gavetta e i mercati, i leggendari mercati della Meloni. Ne abbiamo visti, abbiamo visto i risultati per l'Italia. Facciamo proprio un flash al volo, perché il tempo è finito. Lei è stata molto chiara su Roma, ma non avevamo alcun dubbio. Il 6%, mettiamo, glielo auguriamo ovviamente anche molto di più, ci mancherebbe. È troppo, lo auguriamo a tutti. È troppo per candidarsi a sindaco di Roma, visto che qui si candidano tutti, un giorno sì e l'altro pure al sindaco, nel senso, lei lo vuole fare, lo vorrebbe fare o vuole fare altro? Ma guardi, io sono, diciamo, un militante politico, quindi faccio quello che c'è da fare nel momento in cui bisogna farlo. Il tema del sindaco non è un tema che a occhio si pone
oggi, vedremo quando si porrà, è sicuramente un tema molto importante perché Roma ha bisogno, al netto di avere dei poteri superiori e maggiori, anche di un sindaco che sia in grado di gestire quei poteri, e la Raggi obiettivamente è stato un disastro, ma questo lo valuteremo quando arriveranno le elezioni da sindaco. Oggi vediamo come vanno le elezioni europee, sono impegnatissima nelle prossime elezioni europee, chiedo agli italiani di darci una mano perché veramente abbiamo dimostrato che abbiamo mille idee ma una parola sola, e questo per me in politica vale qualcosa, e spero che verrà riconosciuto e il vento ci porterà dove diranno gli italiani. Anche grazie. Perché vorrei aggiungere una cosa, Giusy, che la Meloni ha già dato in materia, ma se il centrodestra non ha avuto la poltrona di sindaco a Roma, la colpa è di Silvio Berlusconi che, se non sbaglio, preferì sostenere un altro candidato, ma questa è storia ed è sotto gli occhi di tutti. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Grazie alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.